Allora, eccoci qua. Sabato, mettete le lancette e l'orologio indietro, non rimanete indietro, altrimenti vi perseguiteranno, vi inseguiranno. Allora, siamo infatti in piazza Santo Stefano, martire celebrato dopo il giorno di Natale. Io sono profondamente, come ho detto su Instagram, profondamente annoiato, ma comunque persevero nella mia vita stramba, esoterica, incandescente, magmatica o semplicemente, per l'appunto, ti vedo sconvolto. Che cazzo devo dire? Semplicemente travolta da tanti eventi poco lucenti, luminescenti. Allora, prima di abbandonare il mondo, no? Uscirò con questo libro, La leggenda dei lucenti temerari, in quanto intrepido combattente delle mie depressioni scalfibili, no? E voglio terminare anche Bologna insanguinata, un libro reminiscente, circostanze giovanili, piene di personaggi deficienti, di personaggi emblematici, di atti criminosi, esecrabili. No, sarà un excursus mnemonico all'interno di questa città felsinea, macchiatasi nel corso del tempo di tanti peccati, delitti, reati, fra personaggi reo confessi o personaggi non arrestati, impuniti, il falotico qui presente, assente spesso ingiustificato, rielaborerà una storia di perdizione, una storia malata ma anche sana, perlomeno rinsavita, o tutti in salita, non lo so. E sono veramente affranto, costernato, genuflesso, ecco, andiamo in chiesa e preghiamo, perché il tempo trascorre e... ma io sostanzialmente rimango immutato e ripeto, alquanto sempre sbilanciato nei confronti del mondo. E comunque l'importante è che tu sia equilibrato, sempre moderato, buonista e consacrato, ecco, alla bontà, come dico io, più faceta, più mendace, più immonda e miseranda. E Bologna insanguinata, un'anticipazione, non so se lo completerò. Oggi ho terminato un capitolo ambientato nei dintorni di Via Murri, che non è molto distante da qua. Ci sono i giardini Margherita, poi inizia questa strada principale piena di laterali e con tante svolte, traverse, e niente, si parte dal santuario della Basilica di San Luca e lungo i porticati delle nostre memorie e i corridoi, come dico io, dedalici delle nostre stranezze esistenziali, si snoda, si dipana in maniera serpentesca una storia diabolica, ma forse angelica, una storia di finti sani, di persone che si credono sante, una storia enigmatica, una storia noir, un giallo a fosche tinte, forse rosse, forse qui necessiterei di un rimpianto, una storia di rimpianti, di persone smascherate, truccate con la tintura e tra affreschi contenuti in queste chiese. E questa è la piazza delle sette chiese,
fra nani, ecco, Biancaneve forse. E Cioccolato, lo Stradario e il Bo e tutto città, e quello che forse qui non può passare se non ha l'autorizzazione, Bologna e Salina. Sarà a differenza del prossimo mio libro in self-publishing, e io sarò una sorta di traghettatore, no? Vedete, qui ci sono le due torri, c'è la Garisenda con un'iscrizione, un'incisione di Dante Alighieri, un'anima dannata, maledetta dagli altri, che illuminerà, ecco, è l'illuminazione cattiva che mi distrae, mi fuorvia, e restaurerà le vostre stesse memorie assopite e imbevute di troppi dettagli. Distorsivi, allora, parte gli scherzi. Sarà una storia di detection molto sui generis, piena di personaggi degenerati, di cani, ecco, di persone che urlano, di latrati, di uomini bifolchi che fanno l'amore nelle latrine, una storia di pub dove scoppiano e volano le lattine. Io sono parzialmente scremato, no, fui come latte della Granarolo, che è vicino a Bologna, e San Luca, a Bologna abbiamo Luca Carboni, ci sono gruppi massonici, carbonari, sanno le streghe cattive col carbone, e donne maggiorate che a Piazza Maggiore si spoglieranno, nuderanno della loro dignità, Piazza del Nettuno invece inforcò però la chitarra Beppe Maniglia, e niente. Qui non illuminato nel senso di personaggio malato di illuminismo o che ha raggiunto l'estasi esistenziale, no? Illuminato da questa foschia rossa, tenebrosa. Devo ammettere che ho resistito più del dovuto in questa realtà poco amorosa, e qui sta colando, no? Sto barcollando, sto crollando, mi sto ubriacando. A parte gli scherzi, io amo le storie noir perché non si attengono molto alla realtà, ma al loro modo, in queste storie cupe, ricolme piene di tetraggine, storie di lupi, ecco, solitari, storie che posso ricordare Blu Notte, no? Da Carlo Lucarelli. E in queste storie circolano personaggi misteriosi, oppure soltanto in biciclette consegnano le pizze da asporto, non lo so. E non lo so. Ci saranno ragazzi deportati chissà dove, uomini col riporto. Voglio riportarvi qui tutto ciò perché mi sento sbiadito, mi sento sbagliato, sto sbadigliando e sono, ripeto, profondamente angosciato dall'inutilità della vita, dalla sua miserabilità, dalla sua vacuità, le superflue illusioni, l'euforia, la voglia di vivere, la joie de vivre, che proprio mi manca, io sprofondato, annegato, affogato della malinconia insalvabile, ma io riesco a
essere salvo, no? No, a sanarmi contro ogni organizzazione fintamente sanitaria, quando a modi diari, ecco, vergo il mio sangue, proprio le pagine arrossite vengono macchiate, no, da cosa. No, lì diluisco il mio trasfondermene e fondendo, diciamo, calore e no, freddezza, come in un polar, mi sento, ecco, uomo di buon cuore e infervorato, con più ardore. Adesso sto dicendo un sacco di cazzate, perché veramente, veramente. Io non riesco a capire, ad esempio, qui il centro è pieno di questi istituti, di questi licei, i motorini la mattina che parcheggiano, ormeggiano proprio lì vicino, non riesco a capire questo senso del reale, proprio proprio dell'istradarsi per essere indirizzati cosa? Alla noia, alla passeggiata mano nella mano. Non lo so, cioè. E per cui mi piace perdermi e concentrarmi soltanto in qualcosa che sia surreale, grottesco, anche inquietante, anche perturbante, perché soltanto in questo modo, in questo mondo, accendo la sigaretta o no, si riaccendono le mie pulsioni vitali. Sarà una storia, ecco, di liceali, morti, suicidi, di professori arroganti, presuntuosi, una storia di untori, una storia dai ragazzi della 56esima strada, paninari contro sfigati, come disse Tatti Sanguinetti, critico cinematografico, a proposito del film con quel cast di giovani attori, una storia alla Meglio Gioventù e vite bruciate, incenerite, aspirate, inghiottite dalla caudina forca della società, più che adulterata, corrotta, moralmente spregevole. Una storia quasi pasoliniana o felliniana, un ritratto, diciamo così, paesaggistico e descrittivo delle nostre emozioni interiori, che spesso vengono contraffatte dal compromesso e dal fallace, come dico io, adattamento a una vita che si crede felice, invece non lo è, perché non insegue la via maestra del pensiero libero, che viene sempre soppresso, tamponato, oscurato, ecco, mal illuminato, e da chi vuole bloccare le spontanee vitalità danzanti, il colore pindarico dei nostri arcobaleni emotivi. Adesso ti voglio intervistare in merito al wrestling. Cosa vuoi sapere? Allora, io mi sono fermato sempre, io sono sempre fermo lì, sono un arretrato super ritardato, boicottato. Allora, mi sono fermato al 94. Cosa è successo? Sì, da allora c'è stato lo John di Montreal, dove allora è una lunga storia. Bret Hart di Hitman voleva andare in WCW. E secondo me è l'Italia, come sai. No, vabbè, sto lontano. Voleva andare in WCW a portarsi il titolo mondiale lì, solo che avrebbe danneggiato la WWE. Allora East McKeown, che era il capo, Vincent, fece lo skill job dove Bret, indipendentemente dal risultato, avrebbe perso contro Shawn Michaels, il suo storico rivale. Avvenne, Bret se ne andò, Vincent fu odiatissimo. Bret come? Bret Hart, The Hitman, andò in WCW. Vincent, vedendo l'odio del pubblico, prese un tizio nato Stone Cold e diede inizio all'attitude era. E vuoi fare tutta la storia? Ma sono 30 anni, Stefano. Cioè, come a me interessa
Perché il mio idolo era Hulk Hogan. Hulk Hogan è andato in WCW. Sì. Ci fu la guerra degli ascolti fra WWE e WCW. Hulk Hogan formò il New World Order insieme e fece tutta la storia che poi finì malissimo perché ci fu lo scandalo di videoporno con la ragazza minorenne. Sì, questo lo so. E niente, la storia è che poi 6 anni dopo, nel 2000, WCW si scioglie, viene comprata da WWE, finisce la titudera, Hulk Hogan si ripresenta in WWE ad affrontare The Rock. Però il suo rivale antagonista storico era Undertaker. Esatto. No, ti sbagli. No. Undertaker era il nemico di Shawn Michaels. Hulk Hogan aveva come nemico fisso Vader. Ma Shawn Michaels non... sai che c'è un omonimo, il pornatore, poi c'è anche Bret sì. Michaels, quello che. No, non, ma... è, non è Bret, sì. Bret sì, quello che è stato un Pamela Anderson. No, allora no, a proposito ma dei muscoli pompati di non è Undertaker, bombastico. era Vader e poi era Big Show e il terzo era Ric Flair. E Ric Flair è stato anche quello più duraturo delle tre nemesi principali di Hulk Hogan. Poi in WCW ha avuto di nemesi Sting e Kevin Nash. Sì, ma è rimasto un po'. Poi faccio come Jim Carrey di Bugiardo Bugiardo. Ma è rimasto un po', no? Ma sa? È rimasto un po' di te. No, ma è un po' sì, no, ce n'è ancora un po'. Ma Stefano non è che posso stare qui. E niente, e quindi... la storia teoricamente è finita perché ancora è stato in WWE e nel frattempo era diventato sì, WWE contro The Rock, ha perso alla stragrande. Si è poi dopo ritirato, adesso è tornato dopo che è stato in TNA. Si è rifatto anche in viso, no? A combattere contro Ric Flair, sì, ma è stato bellissimo un match in TNA, cioè Hulk Hogan sulla sedia a rotelle contro no. Ric Flair che no, era no, no, polmone, no. Con l'ossigeno, era con l'ossigeno. Sì. Però basta. Si trovano tutti gli incontri completi, sono archiviati su YouTube. Su YouTube ci sono. Sì, tutti. Su YouTube, scusami, ci sono youtubers che fanno i riassunti delle ere, scusami, vediti quello. C'è anche su Wikipedia il riassunto sì. delle varie ere. Io. Sì, che Hulk Hogan adesso è ritornato perché sta facendo il franchise New World Order in WWE, le magliette. Che con il New World Order ci sta mangiando ormai da 30 anni, sì. se uno ci pensa. E poi sono le magliette del cazzo, cioè maglietta nera con la scritta NWO in bianco. Ma in realtà mi avevi detto che Hulk Hogan non si è del tutto ritirato, cioè ancora combatte. Combatto ogni tanto in TNA o Impact, ma fa poca roba, cioè pare 2 secondi. Ma quanti anni ha adesso? Avrà sulla 70. Portati male. Il fisico ancora regge. Il fisico usa le magliette a compressione per tenere sui muscoli. Ma guarda che già 20 anni fa quando c'è fece il match. Quando fece il match contro The Rock, già all'epoca si vedeva che non riusciva a muoversi. Sì. E all'epoca era ancora in forma, cioè era ancora relativamente giovane. Però già all'epoca si vedeva che non riusciva a fare alcuni movimenti. Ma a che età? 50 anni? Sì. Hai sentito che Schwarzenegger, a proposito, si è operato di nuovo al cuore? Gli hanno messo un altro bypass. Okay. Sì. Cioè ormai è terminato nella vita. A 5.000 valvole aortiche resiste, cioè. Penso che da uno di quelli fortunati, pensi di spiegarti. Ti dirò, nel wrestling adesso hanno detto che The Rock torna perché devono fare il match contro Dwayne Johnson. Sì, deve fare il match contro Basta, Roman qua.